Allora, ciao belli, hola shihi, ciao! Per la prima volta mi sentite parlare piano perché è tardissimo, veramente, veramente tardi. Sono stata tutto il giorno a studiare per la patente e ho il cervello completamente fuso, cioè quei pochi neuroni che avevo se ne sono iti. Ultimamente i miei video mi stanno decisamente venendo abbastanza a noia. Non ho più molto spunto. Siccome ora mi è venuto proprio uno spunto, ta, così, ho detto lo faccio, ci avevo già pensato, ero già un po' trucchicchiata, ho detto o faccio e festa finita. Allora, come sapete, io sto cercando di smaltire i prodotti e invece di usare un solo... Perdono se mi blocco, mi inceppo, mi coso. Sto cercando di usare più fondotinti perché quello della Maybelline mi ci è voluto un mese e passa, quindi ho detto ne uso un po' di più perché se no davvero. E quindi ne uso un tot. In questo tempo ne sto usando tre. E vi vorrei parlare appunto di questi tre, visto che appunto i miei video stanno diventando noiosi. Ho fatto un haul che non so se metterò, ma credo di metterlo prima di questo, ma è veramente invericondo, cioè dura tantissimo, mi vergogno solo a metterlo, però è così. E quindi vi parlerò di questi tre fondi, dei quali uno che vi ho messo nei bocciati e lo sto leggermente rivalutando, quindi cominciamo da quello che sinceramente mi piace di meno. Comunque, i fondi sono questo qui della Deborah, il Comfort Matte Fondotinta Opacizzante Idratante, che siamo già un bel pezzo in giù. Poi abbiamo l'Infallible della L'Oreal e il 24 ore della Revlon. Come vedete, più o meno i colori, a parte questo che è leggermente più rosato, sono molto simili. Quando vedo che un fondo, questi adesso come adesso di colorito mi vanno abbastanza tutti. Se vedo che un colorito è troppo chiaro, troppo scuro, comunque anche questo di stasera, che l'ho usato un altro, che non ve ne posso parlare perché questo me l'ha inviato una cieca. Nonostante fosse molto chiaro, l'ho scurito un po'. Quando vedo che c'è un colore, insomma, che non sa dice, lo scurisco, lo schiarisco. La maggior parte delle volte lo scurisco. Quindi cominciamo. Allora, il primo, spero di essere concisa. Il primo di cui vi parlo è questo qui, che è il matte, ed è lo 01 Fair, il mio. Allora, cosa dire di questo fondo? Devo dire che ha un prezzo abbastanza alto. Per essere lo 01 Fair è un colore abbastanza scuro. Io non so le ragazze chiare come possano fare. Vedete, è un colore molto scuro per essere uno 01. Insomma, di solito lo 01 è chiarissimo. Invece questo, se vedete, anzi, è quasi, no quasi, è identico, spiccicata alla mia pelle. Quindi da fuori sembra un po' più... Sì, ora l'ho messo e poi l'ho tolto. Oh mio Dio, ce la posso fare, ok. È un fondo, quindi già questa cosa del... c'è la pompetta, quindi molto comoda. Già questa cosa che lo 01 è così scuro, io non so le ragazze più chiare come faranno. Come vedete è un fondotinta matte opacizzante, quindi il suo lavoro lo fa molto bene, ha un ottimo odore. Veramente buonissimo, e come opacizzante copertura c'è tutto, ha un'ottima coprenza, opacizza molto bene, non lucida ma illumina. Non so se vedete. Questo fondo a me non dispiace per niente, devo dire, mi piace anzi abbastanza. L'unico, ecco, l'unico problema che ha, secondo il mio punto di vista, è la durata. Ha una durata veramente molto molto breve. Io di solito non lo sono andato per andare al lavoro. È un fondo che dura pochissimo. O comunque, fondotinta fluido a doppia azione, opacizzante, le zone lucide, idrata e protegge la pelle. Due in uno.
Sono 30 ml di prodotto e ha 12 mesi di scadenza. Il prezzo non è basso, io vi volevo far vedere dove ero arrivata. Allora, la mia camera mi sta abbandonando. Dunque, non mi ricordo dove ero arrivata, vabbè. E quindi, mi sembra, SPF 15, pelli normali miste. Ho detto è molto coprente, vedi c'è sempre, molto opacizzante, bello luminoso. L'unico problema è la durata. E altro unico problema credo sia questo problema del colore, che chi è chiara di pelle, se questo è uno 01, mi immagino come possa fare. Della stessa linea ce ne sono altri due. E c'è quello in polvere che io avevo preso per appunto l'estate, questo qua, che io ancora non ho usato, hanno degli odori davvero stratosferici. Io l'ho usato, bah, penso, 2 volte. E poi ce ne dovrebbe essere un altro, eccolo qua, che invece è questo, il Comfort Lift fondotinta super idratante, comfort tutto il giorno. Questi sono tre. I tre della Devora, e appunto c'è anche la CC Cream se non mi sbaglio. Questo l'ho usato un paio di volte, ma devo dire che anche questo non è male. Poi certo, sempre usato la prima volta così uno giudica poco, eh. Comunque, ve ne metto anche un altro che non è... Ve ne parlo così perché non è semplice da reperire tutto, quindi... Io, scusate, ho fatto caso che nei video sembro una cocainomane, veramente all'ultimo stadio, ma questo grenno è veramente una cosa tragedica, voi non potete capire. E comunque non è male, ripeto, però la durata non è delle migliori. Se ve lo dovete dare la mattina, io me lo sono dato spesso e volentieri la mattina per andare al lavoro, arrivi la sera. Sembro un orso. Arrivi alla sera e non c'hai più niente. Magari ti metti il primer, ti metti sotto nonna e sotto nonno, eppure. Però, comunque vi lascio nell'info box tutti i prezzi. Però, insomma, non costa pochissimo, quindi, che dire, è molto, anche setoso addosso, è molto confortevole. L'unica pecca è la durata, devo dire sì. Perché per il resto mi piace. Benissimo. Il packaging mi piace un po' meno per il semplice fatto che ha questo vetro opaco che quando ci drusci le unghie, guarda, solo a pensarci mi viene i brividi. Però la pompetta è ottima, ha 30 ml di prodotto, quindi normalissimo. Il tappino ha questa righetta qua e quindi non è che se vedete, se non lo mettete preciso, non è che, però questo è un cazzo. Poi il secondo di cui voglio parlare è questo della L'Oreal. Io devo dire che con i fondi della L'Oreal mi trovo da Dio. Anche questi ce ne ho un bel po'. Ma ora io i primi che mi vengono in mente sono questi. Questi due li ho usati pochissimo e sono entrambi Lumi Magique. Mentre uno che sapete ho usato veramente fino allo sfinimento è la Core Perfect, che era perfetto quando me lo davo come colorito, però vabbè, non andiamo a dilungarci. Allora, questo è fondotinta lunga tenuta 16 ore, resistente ai segni della stanchezza, antitraccia, antieffetto maschera. Oramai questo è Ito, io non lo vedrete mai, ma vedete qui c'è questa righetta contro luce, si vede che insomma il prodotto è già un pezzo in giù. 30 ml, 12 mesi di durata. Cosa dire di questo fondo? Allora, questo è il colore 200 Sable Doré. Non lo vedrete mai, però fidatevi. E ve lo metto dalla parte di qua. Allora, è liquido, comunque liquido. È un fondo normalissimo come gli altri, come quello della Deborah. Il colorito infatti è molto simile a quello della Deborah, quindi non si capisce lo 01 Fair. Vabbè, ora me ne sono messo un po' troppo. Allora, a differenza di quello della Deborah, questo, secondo sempre il mio modestissimo parere, allora, innanzitutto, come vedete, è più chiaro.
Poi è molto più coprente, però molto più lucido. Quindi per chi ha la pelle comunque un po' più grassa, un po' più tendente al lucido, molto meglio appunto un matte come quello è che questo. Questo un odore molto buono, anche questo devo dire che però a differenza, allora, questo qui a differenza di questo, oh mannaggia troia. Questo, a differenza di questo, ha che qui dice appunto antitraccia, anti effetto maschera. Non è proprio così, perché comunque sia, come vedete, anche dalle parti, se non viene disteso bene, si vede molto di più rispetto ad un Deborah. Però devo dire che si sente anche un po' di più comunque sia come prodotto. Quando lo si ha sulla pelle si va a... Il trucco, non so se vi piace, semplicissimo, ho messo dalla riga di eyeliner e ho messo il chiaro, lo volevo da anche un po' più sotto. Ho usato da mettere sotto la matita della... mi perdo, lo sapete, della Avon fin qua. E poi ci ho messo l'altro della Jade Minerals. Allora, e quindi niente. Io devo essere sincera, questo mi sembra costa, anche la L'Oreal ha un prezzo abbastanza altino. Però ecco, questo dura un po' di più forse, ma comunque siamo lì, ecco, come durata, io non lo so se è colpa mia che mi tocco parecchio il viso, che ci sto comunque poco attenta, a parte agli occhi, che sono quelli che mi durano di più. Cioè, sembro una cocainomane con il naso rosso, cioè, fa veramente schifo. Non so, mai stata una cocainomane. O comunque di naso, quindi mai stata proprio, eh. Vabbè. Io adoro i fondi della L'Oreal. Devo dire che mi piace, mi ci sento bene. Però ecco, mettendoli a confronto hanno, giustamente, ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti. Sto cercando di elencarveli apposta. Questo devo dire che è buonissimo per tantissimi versi e per pelli appunto un po' più grasse, tendenti al lucido, le opacizza molto bene, mentre questo magari illumina, cioè rimane un po' più lucido, però questo illumina molto anche il viso. Però insomma è un fondo che dura abbastanza, quindi come durata ci siamo, ora non dura 16 ore, però ripeto, a me mi durano tutti abbastanza poco. L'effetto maschera un po' secondo me c'è, la cord perfetta ce l'ha meno, però devo dire che è molto buono anche questo, a me è piaciuto molto, è tantissimo che ce l'ho, eppure regge ancora e non ha nessunissimo tipo di problema, quindi devo dire che sono due prodotti ottimi con entrambi dei pregi e dei difetti dell'uno e dell'altro. Ultimo prodotto di cui vi parlo e poi vi nomino questo giusto per nominarvelo, ma giusto per, è lui. Allora, questo è il 24 ore della Revlon. Io questo prodotto, come avete visto nei promossi e bocciati, l'ho bocciato. Mi sto un po' ricredendo, nel senso, secondo me questo prodotto è tipo non andato a male, attenzione, però ha delle pecche, proprio secondo me di consistenza del prodotto. Ora non si vede, comunque già la linea qua, come vedete, rimane sotto un tipo di colore, sopra è come se si depositassero i vari pigmenti all'interno del fondo, capito come, cioè l'avevo nel cassetto, era rimasto, i pigmenti si depositassero, come se invece dura 24 mesi, quindi scaduto non può essere. Io ho di questo il 330 Natural Tan. E dura 24 ore, appunto il mio è per le pelli grasse, perché ho saputo che c'è sia per pelli grasse che per pelli normali. E tutte sono rimaste molto contente, infatti l'ho detto nel video come fa, eh. O lo sto rivalutando parecchio, perché innanzitutto va parecchio agitato. Io ho il vizio di non fare queste cose, quando mi do dei prodotti io ho il vizio di non agitarli, e invece ci sono proprio dei prodotti che vanno agitati, cioè. E questo mi sono accorta
Ah, voi mi sono accorto. Che va agitato parecchio, quindi lo si agita bene. E poi già la resa è molto diversa, probabilmente perché si depositavano pigmenti in alto, in basso, cioè io non so se riesco a spiegarmi. Poi, altra pecca che secondo me ha esagerata è questo benedetto tappino fatto così. L'odore è molto acidulo, alcolinico, ha lo stesso odore della BB Cream della Garnier, che è un odore molto alcolemico. Non sgradevole, certo, però non è profumato come gli altri. Il problema è proprio questo applicatore, perché io nonostante cerco tutte le volte di dosarlo veramente pochissimo e metterne poco, tutte le volte mi casca una caterbaca di roba. È molto più rispetto agli altri, secondo me, molto più liquido. Sarà comunque la confezione, non la pompetta, ma 24 ore, mi hanno detto tutte che dura parecchio, questo opacizza parecchio, questo sì, ora ve lo faccio vedere. Vi voglio fare anche il video sui correttori, perché ho dei correttori, ho la scala dei correttori da dire questo buono, perché almeno cambiamo un po' video, perché qui davvero sto diventando veramente noiosissima, questa cosa non deve esistere. Allora, ve lo faccio vedere. Questo è il colore. Ora vediamo se riesco a prenderne un po' meno, tutte le volte mi fa la mano. Allora, come già come stesura è molto più corposa, gli altri due si stendono molto più leggermente, molto meglio, scorre molto meglio il pennello, mentre con questo qui è molto più corposo il prodotto, molto più cremoso e quindi per stenderlo ci vuole leggermente di più. Come coprenza, devo dire che è quello che ce l'ha. Tutti mi hanno detto che è una coprenza pazzesca. Secondo me è una coprenza molto più bassa di entrambi i due. Però nel complesso, se lo si va a distendere per bene con il pennello, l'effetto è molto bello. Comunque sia, non ha un brutto effetto, è molto luminoso, si sente poco poi una volta steso sulla pelle. La durata, devo dire che non è male. Ho avuto l'accortezza di guardarmi qualche volta, perché io purtroppo me le metto, ma poi me ne dimentico, anche se magari dico voglio fare qualche video. Allora, io vi vorrei far vedere in fondo. Io non so se vedete che il fondo è rosa. Io non so se io il prodotto che ho preso, che era già andato a male, ma già il fondo essere rosa vuol dire che c'è qualche problema. C'è niente da fa. Secondo me è proprio il prodotto. Appena comprato, perché io l'ho comprato anche qualche mese fa, quindi per una durata di 24 mesi, e poi insomma il costo non è poco, a quanto ricordo. Quindi devo dire la durata c'è molto più degli altri due, forse essendo molto più corposo si aggrappa la pelle molto di più e quindi resiste un po' di più. Combinazione oil skin, non lo so. Secondo me rimane non lucido, però rimane abbastanza più lucido rispetto a un matte della Deborah, per esempio. Questo perché ha la pelle lucida, è perfetto, vi fa una pelle bellissima, opaca, luminosa. Bello davvero, peccato la pecca della durata. Questo ve l'ho detto, lo sto rivalutando perché non mi trovo male sia fra la durata, la coprenza medio-alta. Però secondo me è proprio la ciofeca che ho comprato, cioè ho proprio comprato il barattolo ciofeca e poi costa una sassata. Quindi vi metto comunque nell'info box i vari prezzi, se c'è qualche altra domanda che mi volete fare non esitate a farmela, perché comunque è tardi, io ho cercato di fare un video abbastanza breve ma non ve la voglio menare. E vi voglio parlare solo di un'ultima cosa, della BB Cream coreana, quella di cui vi ho parlato diverse volte. Per chi la cercasse su eBay si chiama Precious Mineral, ve la faccio vedere così. Voi scrivete alla Precious Mineral, un SPF 50, quindi per le ragazze che hanno bisogno di anche un SPF gadollo, questa ce l'ha, ed è dell'Etude House, si scrive Etude House.
Questa, come vi ho detto, l'ho pagata meno perché non ha il packaging, altrimenti ha un packaging normalissimo. Ha la spugnetta, come vi ho detto tante volte, ma non l'ho usata, ho usato io il pennello. E forse invece, come questo qui, chissà se con la spugnetta andrebbe meglio. È una spugnetta in plastica, ma non è plastica. Cioè, rispetto alle altre spugne, sì, è plastica, però è una spugnetta molto particolare. Comunque la proverò. Il prodotto mi è piaciuto tantissimo, non so, ha un odore paradisiaco, non so, dura 12 mesi e non so quanto ce ne sia dentro, perché dietro è scritto tutto in coreano, quindi grazie. Non so se riesco a vederlo qua da qualche parte. Ma sì, non riesco a sapere quanto prodotto è. Devo dire che per essere una BB cream coreana ha un'ottima colorazione, a parte il packaging e questa spugnetta con il prodotto che mi piace tantissimo. Se ne sta andando infatti, perché ce ne sta rimanendo veramente niente, però per essendo appunto coreana è chiara vista così, ma io di solito la do come base, come uso questa della Yun. Come base che mi è stata mandata da una cica, anche questa molto chiara. Ce n'ho due di prodotti della Yun, tre, che se volete fatemi sapere se vi interessa una recensione Yun. E per essere una BB cream è come questa della Garnier, è molto molto coprente, molto leggera, al tatto molto delicata. Io devo dire mi sono trovata da Dio, le altre purtroppo essendo un po' troppo chiare, però per un non mi ricordo quanto l'ho pagata, però devo dire che mi strapiace. E quando metto come base BB cream così, questa sarebbe comunque anche una BB cream, mi sembra che la tenuta del fondo e del resto sia maggiore. Poi non lo so se è una mia idea, non saprei, però questo è. Va bene, belle, spero questo video vi sia rimasto utile. Fatemi sapere sotto se vi è rimasto utile, se vi è piaciuto. Datemi idee sui video. Vi farò a breve, appena ho la possibilità, perché sto studiando come una deficiente e sto veramente rimanendo scema, più di quello che già sono. Ora vi farò a breve quello dei correttori, mettendo il primo. Ora questo ve ne ho parlato. Come gradualità, io metto primo lui solo per la tenuta, secondo e terzo questi a comparita. Comparita non si dice, però secondo me questo, ripeto, vedete il fondo è rosa, c'è qualcosa che non va. Non ve li metto in fila perché sono comunque tre prodotti che ognuno ha la sua particolarità e la sua pecca, mentre dei correttori vi dirò questo secondo me è il meglio e poi andiamo a calare. Io vado a Ninna, vi mando un bacio con lo schiocco, rock and roll, ciao Boni e Bone.